Buongiorno a tutte e a tutti. In questa breve presentazione si susseguiranno tre piccoli video che vi introdurranno ai corsi e alle proposte per lo studio della teoria del linguaggio e le sue applicazioni. Questi corsi sono parte del programma del corso di laurea in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale. In questi corsi non studieremo una lingua specifica, ma i meccanismi che soggiacciono al linguaggio come facoltà della mente che riguarda tutti gli esseri umani. E allora, buon proseguimento! Buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Sansò e in questo corso di laurea insegno linguistica generale e teoria e tecnica della traduzione. Nel corso di linguistica generale ci faremo delle domande che tutti più o meno, anche solo a livello di curiosità, ci siamo posti almeno una volta nella vita, e cioè perché le lingue cambiano, per esempio, oppure come mai il linguaggio sia una caratteristica propria esclusivamente della specie umana? Oppure ancora, quali sono le differenze fra lingua scritta e lingua parlata? Cos'è più importante, lo scritto o il parlato? E che cos'è che fa cambiare la lingua? Quali sono i meccanismi che modificano la lingua nel tempo? Oppure ancora, come si fa a stabilire quando due lingue sono imparentate tra loro? Tutti questi interrogativi hanno una risposta scientifica, e la linguistica generale è la disciplina che effettivamente si occupa di dare risposte scientifiche a questi quesiti. Nell'esame invece di teoria e tecnica della traduzione cercheremo di capire qual è il contributo della linguistica come disciplina teorica al problema della traduzione. La traduzione non è semplicemente prendere un testo, aprire un dizionario e parola per parola cercare l'equivalente in un'altra lingua. Bisogna ricreare l'atmosfera del testo di partenza, se si tratta di un testo letterario, oppure ancora bisogna cercare quali sono le strategie migliori per veicolare lo stesso contenuto in un altro idioma, in un'altra lingua. Come diceva Umberto Eco, tradurre è dire quasi la stessa cosa, il che significa che il traduttore, colui che diventa un traduttore professionista, deve sapere esattamente in che cosa consiste questo quasi, cioè conoscere le tecniche migliori per rendere fruibile un testo prodotto per un certo pubblico a un pubblico che ha una lingua diversa. Buongiorno a tutti, sono Francesca Moro e sono la docente di due corsi, uno sull'acquisizione e la didattica delle lingue e l'altro sulle lingue ereditarie delle nuove generazioni. Nel corso sull'acquisizione e la didattica delle lingue studieremo gli aspetti teorici e pratici dell'apprendimento delle seconde lingue, come quelle che studierete nel corso di mediazione linguistica. Insieme vedremo vari modelli teorici che mirano a spiegare perché sia così faticoso imparare una lingua in età adulta. Attraverso l'uso di dati autentici di apprendenti italiano come seconda lingua, scopriremo che tutti gli studenti di lingue passano attraverso fasi di apprendimento condivise e commettono errori comuni, come l'errore di genere, che sono spiegabili attraverso precise sequenze acquisizionali. Sul piano pratico dell'insegnamento, poi, confronteremo vari metodi, da una parte quello più tradizionalista e formalista, dall'altra il metodo comunicativo e i metodi più innovativi come quello umanistico-affettivo. Nel corso sulle lingue ereditarie delle nuove generazioni studieremo quegli individui bilingui che sono cresciuti in una famiglia in cui si parla una lingua diversa da quella del paese in cui vivono, che per loro poi diventa dominante, per cui parlano la lingua ereditaria a casa in famiglia e la lingua dominante a scuola e sul posto di lavoro. Questi parlanti ereditari sono i figli o i nipoti degli immigrati di prima generazione e appartengono alle cosiddette nuove generazioni. Nel corso studieremo come le loro lingue ereditarie, il russo, il cinese, il malese, sono influenzate dalla lingua dominante e quali sono i risultati di questo particolarissimo percorso di acquisizione e di uso che caratterizza i parlanti di lingue ereditarie. Arrivederci a tutti e vi aspetto. Buongiorno, mi chiamo Francesco Ciconte e nel programma di laurea in mediazione linguistica insegno due corsi: lingua italiana e sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Nel primo corso, lingua italiana, studieremo che cos'è un testo, sia esso scritto o parlato. Individueremo quindi i meccanismi e le strategie necessari alla costruzione di un testo.
L'efficacia comunicativa di un testo è determinata da due principi. Da un lato, la coerenza, che pertiene al senso, e cioè alla dimensione logico-semantica di ciò che vogliamo dire o scrivere. E dall'altro lato, la coesione, che pertiene alla struttura morfosintattica, cioè alla grammatica dei nostri enunciati. Vedremo inoltre come è distribuita l'informazione in un testo, cioè come collochiamo gli elementi informativi in base al loro valore di dato o presupposto e nuovo. Studieremo infine la tipologia di testi, a partire da come si scrive un curriculum, questione non così scontata, a testi più elaborati, tecnici e professionali. Nel secondo corso, Sociolinguistica dell'Italiano Contemporaneo, studieremo la relazione tra il linguaggio e la società, ovvero il rapporto tra la lingua italiana come sistema sovrastante e le diverse culture delle comunità di parlanti che caratterizzano il nostro paese. A tutti noi sarà capitato di riconoscere accenti e pronunce dell'italiano diverse da quelli del nostro luogo di origine, ma anche parole o espressioni lessicali insolite, che rispecchiano tratti regionali e dialettali e anche comportamenti sociali. Ebbene, questa variazione dall'italiano cosiddetto standard, dipende da molti fattori. Ovviamente la provenienza, ma anche il livello di istruzione, l'età, il gruppo sociale di appartenenza o anche la distinzione di genere. E ci chiederemo infatti se si debba dire la sindaca, l'avvocata e che cosa significhi farlo o non farlo. Arrivederci e vi aspetto.